In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amate gli uni e gli altri». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, venerdì 20 di maggio 2022. Anche oggi abbiamo più o meno lo stesso Vangelo che abbiamo ascoltato qualche giorno fa. Il Signore ci chiede appunto di amarci gli uni e gli altri come Lui ha amato noi. Il Signore ci chiama amici, ma diciamo che gli amici sanno tutto, come dice Lui. Noi non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla anche perché la nostra condizione di esseri umani non ci permette di poter comunicare in maniera lineare con il Signore. Quindi siamo retrocessi a categoria di servi. Servi inutili o servi semplici, però sempre servi siamo. E come tali serviamo. Serviamo non solo perché dobbiamo servire il Signore, ma serviamo perché siamo utili, sotto certi aspetti, non solo a noi stessi, ma anche agli altri. Che cos'è l'amore che noi viviamo? L'amore che viviamo è quel tipo di concezione in cui non esistono barriere. Oggi la nostra società dice: ci può essere la barriera del razzismo perché se è intollerante se arrivano troppi migranti, c'è la barriera di questa situazione perché dicono che le donne sono discriminate. C'è la barriera perché ci sono delle ideologie in cui noi non accettiamo che ci sono matrimoni tra uomini e uomini, tra donne e donne, che si adottino i bambini anche in queste coppie di fatto. Ecco, quindi di conseguenza oggi il mondo pone questi veti. In realtà l'amore di cui il Signore parla è quell'amore che è praticamente globale, parte dalla Trinità, arriva all'essere umano passando per l'anima. Ma quando parliamo di anima parliamo di tutte le anime, quindi anche oggi quando noi faremo la nostra giaculatoria «Ti adoro Croce Santa, che fosti ornata al corpo sacratissimo del mio Signore», eccetera, noi stiamo amando le anime del purgatorio per farle uscire dalla loro condizione. Quindi quando il Signore ci chiede di amare, non è solo quel momento in cui noi daremo quattro soldi al povero o alla nostra chiesa, cioè quello che è il di più. Amare vuol dire sacrificarsi, fare delle preghiere, fare delle azioni che ci costano un tanto fatica. Quindi di conseguenza ricordiamoci che l'amore vero ha un suo impegno che va oltre le nostre forze, va oltre i nostri obiettivi. Quindi ricordiamoci sempre che il vero amore è globale, che poi possa partire da Dio e arrivare all'ultima creatura della terra. Questo ci pone ancora una volta davanti al fatto che amare non ha limiti. Sia lodato Gesù Cristo.